Al Palaverde compatte, quasi al completo, le Pantere dell'Imoco. È iniziata ufficialmente la stagione, obiettivi importanti, primo fra tutti difendere lo scudetto, ma con lo sguardo verso l'Europa. Siamo ripartiti a ranghi un pochino ridotti perché le fatiche dell'estate si fanno un pochino sentire, ne abbiamo tante ma non riusciamo ancora a ripartire al completo, però sono già contento di riaverle tutte qua, riusciamo a monitorarle e a lavorare come vogliamo noi, quindi c'è bisogno di un pochino di pazienza, ma siamo contenti di essere ritornati a casa e di poter lavorare tutti insieme. Quest'anno ci sono stati innesti importanti nella squadra, ha spiegato Santarelli, con un miglioramento sulla palla alta, ma questo non ci farà perdere la nostra identità. Ha le idee chiare la giovanissima Terry, arrivata dal Club Italia. Penso che questo sia prima di tutto un anno di passaggio, cioè uscendo dal Club Italia questo deve essere un anno per farmi capire un po' com'è il mondo dei grandi e devo ambientarmi nel mondo comunque degli adulti e dove le giocatrici comunque sono giocatrici di livello, quindi imparare a far parte di una squadra dove ci sono delle aspettative, dei risultati e comunque c'è gente che pretende, perché per me arrivare qua a lavorare con una Moki non è una cosa da niente. Una squadra già compatta, pronta per iniziare la stagione. Squadra quasi in metà è cambiata. Io sono contentissima perché penso che la società ha fatto un gran lavoro, quindi non vedo l'ora di giocare e di iniziare stagione. Mi sento pronta, mi sento cresciuta dopo quest'estate e ancora di più. Anche per quanto riguarda le basi, alcuni fondamentali della pallavolo, insomma ho avuto tempo per lavorarci, poi non c'è niente di meglio come lavorare durante le partite, quindi quest'estate mi è servita ancora di più ad aggiungere una maturità superiore rispetto a quella che avevo prima. Voglio vincere il Champions League e secondo me abbiamo la possibilità con questa squadra per...